Buongiorno a tutti. Mi sento molto imbarazzata, devo dire, perché siete tanti e tanta platea così, insomma, imbarazza per chi persone semplici come siamo, non siamo abituati, insomma. Io mi chiamo Alessandra Bencini, sono di Scandicci, un piccolo comune, un montato piccolo, in provincia di Firenze, come dico io, perché Firenze ormai è diventato Firenze. Sembra che ci lasci, per cui insomma ora verrà a Roma, quindi insomma farà un altro viaggio. Io appartengo alla commissione del Senato 11ª che riguarda lavoro e previdenza sociale. È una commissione che ovviamente in questo anno doveva produrre molte risposte per un paese in cui il lavoro viene sempre meno e in cui le scelte fatte per quanto riguarda la previdenza sociale sono andate insomma a colpire molti italiani e in maniera non equa, diciamo iniqua. Ha portato l'età pensionabile avanti nel tempo e questo ovviamente ha contratto anche poi i posti di lavoro, perché se tutti ci spingiamo a lavorare fino a 67-68 anni è ovvio che poi non si liberano posti di lavoro per far entrare i giovani, e come abbiamo già detto i giovani hanno il 40% di disoccupazione su una popolazione di circa 6 milioni di disoccupati. In molti paesi, in Italia o comunque in molte regioni del meridione, arrivano fino al 60%. Non c'è stata, diciamo, una grande politica in questi 11 mesi che ha permesso di sbloccare questa situazione, che ha permesso di liberare posti di lavoro. Una politica industriale seria mi sembra che non ci sia, una politica che permette agli imprenditori di essere sgravati da contributi e tasse e quindi da concedere loro anche la possibilità di spendere meno per un dipendente, ma far sì anche che questo dipendente abbia una paga un po' più alta rispetto a quella che c'è oggi. Ecco, tutto questo, diciamo, è stato fatto molto poco, si poteva fare molto di più, invece ci è sembrato che insomma non sia stato fatto. Altra cosa che non è stata fatta è fermare questo esodo continuo delle nostre imprese, questa emigrazione verso altri paesi in cui il lavoro costa meno, questa mercificazione proprio del lavoro, e anche questo ci sembra che attualmente non sia stato fatto. Quindi questo cambio di testimone, come ha già detto anche il futuro Presidente del Consiglio, lui dice che appunto cambiare il testimone, ha detto, non mi sembra abbia detto che questo cambio, quando si cambia il testimone, significa proseguire allo stesso passo, ci si cambia solo il testimone per correre allo stesso traguardo. Parrebbe che lui voglia correre a un traguardo diverso. A me quello che interessa all'interno di quelle stanze, noi che rimarremo attualmente forza d'opposizione, è che noi continuiamo a far sentire la nostra voce, a far sentire il nostro pensiero, a far sentire la nostra capacità di far vedere che c'è un'altra modalità di agire, anche per quanto riguarda il lavoro, l'imprenditoria e tutto quello che ne concerne per le pensioni. Quindi continuare a portare avanti la nostra voce, fare in modo che ci ascoltino, che accolgano le nostre istanze, perché abbiamo delle istanze buone, abbiamo delle istanze migliorative che possono essere accolte. Quindi questo ci interessa. Faremo e continueremo a darci da fare in questo senso fino a che invece non riusciremo probabilmente a governare. Non so quando sarà, quando avverrà, però ci si prova tutti insieme e vedremo se ci riusciamo. Grazie.